Eccoci, e voilà, nuovo appuntamento di Aldo Beach. La puntata di oggi si intitola Generations e la musica americana, le vecchie generazioni e le nuove generazioni. Cominciamo con i Pine Leaf Boys. L'album si intitola Back Home. Lui si chiama Wilson Savoy ed è il figlio del grande Mark Savoy, uno dei migliori fisarmonicisti della Louisiana, tuttora esistenti. Mark Savoy, un grande studioso di musica e anche un grande costruttore di fisarmoniche. Naturalmente Wilson Savoy ha preso dal padre le influenze musicali, ma non solo da lui. Porta avanti la storia della musica Cajun, della terra della Louisiana, fanno della musica moderna Cajun, ma soprattutto riprendendo i brani e comunque le tradizioni. Quindi un disco fortemente tradizionale che dimostra che una nuova generazione di artisti riprende la musica dei loro antenati. Loro sono i Pine Leaf Boys, Back Home, ed è il loro quinto album. Partiamo con Augie Myers. Lui è stato uno degli artisti più importanti nella scena musicale anni 60, insieme ad AXM è stato nei Texas Tornados e prima nei Sir Douglas Quintet per diversi anni. È colui che ha inventato un suono del Vox Continental, qualcuno pensa al Farfisa, comunque quel suono particolare di organo degli anni 60. Dopo un periodo, diciamo, sfortunato recente nel 2010, dove ha avuto un'operazione, quindi ha avuto un trapianto di rene, ora sta molto meglio, ha fatto il disco nuovo, si chiama Tripping Out the Triplets, e praticamente ha scelto dei pezzi che lui ascoltava a Los Angeles e comunque nel sud degli Stati Uniti quando era ragazzo. Quindi è cresciuto con questo suono un po' barrel house, un po' woogie woogie, un po' la Fats Domino per intenderci. Quindi Augie Myers col suo nuovo disco inciso per la sua etichetta discografica, Augie Myers. Loro sono The Sembrist, il disco si intitola The King is Dead, è il loro sesto album e probabilmente il loro più bello. Sono dell'Oregon, in questo disco abbiamo degli ospiti speciali, Gillian Welch, soprattutto come cantante, e il chitarrista, in questo caso qui suona il mandolino, Peter Buck dei REM, o R.E.M., come si dice. Quindi The Sembrist, The King is Dead, il disco direi che è folk rock, e comunque diciamo che è sicuramente il disco che hanno fatto in assoluto migliore della loro carriera, uno dei migliori gruppi. E per ritornare al discorso delle Generation, questa è la nuova generazione musicale americana e direi che siamo a grandi livelli. E raga, saluti a tutti e appuntamento a mercoledì prossimo come sempre. Naturalmente iscrivetevi al nostro canale Aldo Beach tutti i mercoledì su Black & Blue.